Milioni di granchietti arrivano a terra. Hanno compiuto un viaggio estenuante, sfidando le correnti dell'oceano e i predatori. Una delle più spettacolari migrazioni della natura è arrivata alla sua conclusione. I granchi rossi vivono nella foresta, ma ricordando la loro origine marina, per la riproduzione tornano al mare, da cui si sono allontanati milioni di anni fa. Dopo la schiusa delle uova, hanno trascorso 3 settimane in mare, uno stadio larvale in cui prendono il nome di megalope. Durante questo periodo non hanno ancora un sistema polmonare sviluppato e vivono ancora a contatto con l'acqua. Ormai sono completamente formati e simili in tutto agli adulti, pronti ad avventurarsi nella foresta. Siamo a Christmas, un'isola in pieno oceano indiano a sud di Giava e a 1500 km dalle coste dell'Australia, di cui fa parte. Un piccolo punto nella vastità dell'oceano, un'isola di origine vulcanica che si erge dalle profondità degli abissi con pareti verticali. I fondali sono ricchissimi di vita ed incontaminati. Molte parti devono ancora essere esplorate. Gorgonie enormi si stendono alla corrente marina per catturarne nutrimento. Crinoidi coloratissimi cercano le posizioni più elevate per poter stendere le loro braccia. Acropore ad ombrello raggiungono qui dimensioni enormi e capita di vederne crollate sotto il loro stesso peso. Nonostante le pareti intorno all'isola siano tra loro simili, ci si trova di fronte ad un'elevatissima biodiversità tra una zona e l'altra. Alcune specie sono stanziali in poche centinaia di metri, come il grosso banco di Platax, che si avvicina incuriosito. Anemoni ondeggiano con la risacca. A poca distanza dalla costa, banchi di delfini ci accolgono sempre gioiosamente. Lunghe grotte a pochi metri di profondità si insinuano nelle viscere dell'isola, creando giochi di luce meravigliosi.